dei figli propri e di lui. In questa nuova interpretazione del mito, l'autore indugia sulla nascita dell'amore piuttosto che sul delitto. Ha preferito quindi attenersi non ai modelli tragici, ma ad Apollonio Rodio e al terzo libro delle Argonautiche. La Medea di Apollonio è una delle più alte creazioni della poesia amorosa, tanto che servì di esempio a Virgilio per la sua Didone nel libro quarto dell'Eneide. Ma i fatti drammatici restano invariati, pertanto si consiglia la visione ai soli spettatori adulti. Da tua madre. E tu, invece di obbedire, giochi ai dadi, indolentemente. Figlio, io dovrei... Su, su, Afrodite. Madre, dove sei? Siamo seri, non facciamo a rimpiattino. Dove sei? Stamani non ti sei profumata. Non mi sono accorto della tua presenza perché non sentivo l'ambrosia, indizio del tuo nome. Cominci a trascurarti, madre, o fidi troppo nella tua bellezza? Taci, impertinente. Trascuro e dimentico molte cose, più importanti di questa, per colpa tua. Vuoi lasciarmi fare a mio modo? Sono stufo, arcistufo. Tutti si rivolgono a me per aiuto, ma poi tutti pretendono di dirigermi. Io dovrei usare l'arco e le frecce, la mira e basta. La testa ce la mettono gli altri. La mia va bene soltanto come puntaspille per i riccioli. Gli uomini, capisco, sono così presuntuosi, ma voi... A me piace fare a modo mio, che è poi il modo migliore, e dovresti saperlo per esperienza. Oh, sconsiderato. Certe cose a tua madre. Mamma, non inquietarti. Non vali più nulla se ti arrabbi. Le sfuriate a te non si convengono. Non devi imitare quello sgangherato del tuo amico. Posso dir tutto? In fatto d'amore non accetto consigli da una donna che frequenta Ares. Non ti rendi conto che devi scegliere tra me e lui? Lui è la guerra, l'amore sono io. Come possiamo andare d'accordo? E quanto a Medea, lascia fare a me, non occupartene. Eccola, viene! Sparisci, madre! Via, via! Madre!
Mamma! Che vuoi? Non orecchiare, vattene. Devo dir male della guerra e dei guerrieri. Potresti offenderti. Dimmi con chi vai. Anche Valesca sei diventata! Calciope, sorella, non lasciarmi sola. Mi aspetta un messo dell'eroe. Non lasciarmi, ho paura. Ma dov'è? Non può essere uno scherzo, mi hanno detto. Infatti non è uno scherzo. Coraggio, coraggio, coraggio. Non è uno scherzo. Che fai tu qui? Chi sei? Te l'hanno detto, un messo. Un messo di Giasone. Un bambino. Mi manda un bambino. Quale messaggio posso affidarti? Un bambino non può. Non dovrebbe. Non dovrebbe. Signore e signori, dobbiamo interrompere la trasmissione dei figli di Medea. Purtroppo non possiamo darvi subito spiegazioni. Stiamo lottando con il tempo per salvare una vita umana. L'impiego della televisione è stato richiesto dalla polizia, che conta sull'aiuto di ogni spettatore. Diamo ora la parola al dottor Vinci Guerra, funzionario di polizia, e al professor Vailati, psichiatra, convocati appositamente nei nostri uffici. Bene, bene, bene. Seguitare. Un bambino è in pericolo. È stato rapito da un uomo. L'uomo è in preda a grave turbamento psichico. Il bambino è molto ammalato. Perché viva, deve ricevere ogni 6 ore un certo medicamento mediante iniezione. La 6ª ora è ormai trascorsa, ma il bambino può essere salvato, purché sia restituito ai medici entro il più breve lasso di tempo. A questo si oppongono molte cose. Prima di ogni altra la volontà del rapitore, che è suo padre. Diremo più tardi perché siamo ricorsi a questo espediente approvato e controllato da illustri uomini di scienza. Intanto invitiamo ogni spettatore a osservare bene l'uomo che fra qualche istante apparirà sui teleschermi. È il rapitore. Noi dobbiamo sapere dove in questo momento può trovarsi il bambino. L'uomo non vuol parlare, ma tra gli spettatori ci può essere chi l'abbia visto entrare in un'abitazione solo o con il bambino. L'uomo è molto noto, è l'attore Enrico Maria Salerno. Noi conosciamo il suo recapito, ma in casa sua il bambino non c'è. Se avete visto quest'uomo entrare di recente, solo o con un bambino, in una casa di cui ricordiate l'ubicazione, telefonate subito alla televisione, al numero di emergenza 696, ripeto 696, non telefonate altrove, ma al 696. Abbiamo predisposto qui le pattuglie rapide che debbano accorrere agli indirizzi segnalati. 696. Si raccomanda la massima serietà nel fornirci indirizzi che non abbiamo il tempo di vagliare. Tuttavia non abbiate scrupoli eccessivi. Se siete convinti che la vostra segnalazione sia utile, telefonate subito, subito, al 696. Se riuscite a farlo bene. Ma dovete riuscirci. Ma si capisce. La dose massima. Certo. L'uomo è questo. Se conoscete quest'uomo, se l'avete visto entrare di recente in un'abitazione, solo con un bambino, telefonate subito al 696. Attenzione!
Appello a tutti coloro che possano collaborare con la polizia. Non stiamo trasmettendo un normale spettacolo televisivo. Un bambino rapito da quest'uomo sta morendo. Salviamolo. Osservate il ritratto del bambino. Qui il bambino. Qui il bambino con il padre. Questo è l'uomo. Signor Salerno, milioni di persone la supplicano di salvare il bambino. Si decida a parlare. Chiunque abbia visto quest'uomo di recente entrare in un'abitazione solo con un bambino, telefoni subito alla televisione, al numero 696. Parli, ci dica dov'è. No, le ho detto di non parlare. Silenzio, andiamo tutti! Il primo che parla ancora lo faccio arrestare. Abbia pietà, non solo del bambino, ma tanti poveri vecchi come me, si schiancherà il cuore. Potrei essere sua madre. Signora mia, le madri non esistono più. Il mio bambino non sa nemmeno che cosa sia una madre. Forse hai ragione, ma non sarà più così, te lo prometto, te lo giuro. Abbi pietà di lui, almeno. Sei stata tu a organizzare questo tranello? No. No, ma tu sapevi che sarei venuto qui a vederti, no? Anzi, io non ci credevo. Ma era l'ultima speranza. Tutti hanno detto che bisognava tentare. E a che serve? Hanno me, ma non avranno il bambino. Ma lui muore! Muore! Attenzione, questa non è una finzione scenica. Quest'uomo ha rapito un bambino. Il bambino è in grave pericolo. Se avete informazioni che ci permettano di ritrovarlo, telefonate al 696. Siamo, basta! Basta, ora parlo io, se non vi dispiace. Sì, parlo io. Non avrei mai pensato che avrei potuto farlo in questo modo, ma già che è avvenuto il miracolo, ebbene, non voglio perdere l'occasione. Ti supplico, prima l'indirizzo del bambino, parlerai dopo. E dopo? Dopo che avrò consegnato il bambino, mi lascerebbero parlare così, davanti a tutti? Signor Salerno, avete la parola della polizia. Dateci l'indirizzo del bambino. Dopo vi concederemo 5 minuti. Non vi bastano. 10. 10 minuti, potrete dire tutto quello che vorrete. No. Lei mi sta dando del voi. Quel signore che le stava accanto prima, dov'è? Inquadrate, ecco, quello, l'illustre professor Vailati, lo conoscete, no? L'eminente psichiatra. Lui saprebbe spiegarle che cosa significa quel voi sparato dal subcosciente. Sì, è una dimostrazione involontaria anche di disprezzo e di inimicizia. Esatto, professore? No, no, caro dottor. Dottor? Fatemi leggere bene il nome. Dottor Vinci Guerra. Molto lieto, no? La trasmissione sarebbe interrotta e domani i giornali porterebbero la vostra versione dei fatti. Alla nostra parola che no. Ma la smetta di dare delle parole che non le appartengono. Lei non conta nulla e lo sa benissimo. Lei non può fare altro che eseguire un piano concordato e obbedire a degli ordini superiori. Lei non può assumersi nessuna responsabilità personale, dottore. Sì, lo so benissimo anch'io che in questo momento... Ecco, il pubblico è impressionato, morbosamente impressionato. Lo so che si possono temere delle conseguenze gravi. Tutto si può temere, eh? Dalle telefonate di protesta alle crisi isteriche. Dunque so qual è il vostro dovere. Ma, signori, la mia sola speranza di poter parlare ed essere ascoltato è il bambino. E io ora voglio parlare. Perciò finitela di perdere tempo! Vi ripeto che non si piegherà, non lo convincerete. Lasciatelo dire, è pazzo, è pazzo! Chi ha visto quest'uomo entrare di recente in un'abitazione, telefoni al 696. Sì, andate avanti. Siete voi però, qui il tempo passa, inquadra. La camera, qui. Ecco, il tempo passa. E sarà colpa vostra, siete voi che state uccidendo il bambino, voi della televisione, della censura, della polizia, se non mi lascerete parlare. Alita, dillo tu, che non hanno nulla da temere. In coscienza, credi che offenderò qualcuno? Oh, no, no. Ecco. Nessuno tranne me. Tu vuoi accusarmi pubblicamente. Parla dunque, ma presto. Ti credi sempre al centro dell'universo, tu, eh? Ma no, tu... No, signori...
È per voi che io faccio tutto questo, sì. Per tutti. Ecco, vieni qua con la camera. Fate arrivare anche la camera. Non capo, non abbiate paura. Ecco, per tutta la gente che ci vede qui e che ci vede dai teleschermi. Sì, è per voi e anche per il mio bambino. Ma cercherò di ricostruire i fatti dal principio. Signori, noi siamo due attori, ci conoscete. Lei molto celebre e molto amata. Anche da me, sì. Questo non lo sapevate, eh? Sì. E quando venne il bambino, io leggevo le vostre lettere. E ero io che rispondevo, anzi mi rodevo il fegato per le stupidaggini. Io ho visto quest'uomo entrare di recente in un'abitazione, signora, telefoni al 696. No, anzi, si trattava di ben altro. Regia, se non vedo inquadrata lei nel video, io non dirò più una parola. E sarete voi responsabili di tutto. Ecco, così va bene. Sì, poi venne Nuccio. Ma per lei fu come se non fosse accaduto nulla, no? Lei rimase attrice. Non è vero? Dillo tu se è vero. Nuccio, figlio mio. No, non coprirti il viso. Leva le mani, fatti vedere bene, io sono qui per vederti, sono venuto per vederti. E tu lo sapevi, no? Ci contavi. Già, state a sentire, signori miei, fino a che punto ci contava. Già, perché lei avrà detto alla polizia, lui non perde mai i miei spettacoli. In questi ultimi tempi, da quando noi non potevamo più stare insieme, io le scrivevo quasi tutti i giorni, sì. E ricordo benissimo che in alcune di quelle lettere le ho parlato di questo caffè dove venivo a vederla. Lei avrà detto, lui non ha il televisore, perché lo odia. Odia la televisione, odia l'universo intero, lui quindi non ha più nemmeno amici. Lei dice che odia, eh? Io invece amo tutti. È difficile, ma è proprio questo il punto che devo chiarire. Dunque, avrà detto allora, non può fare a meno di assistere ai miei spettacoli, e allora questa sera quando reciterò, cos'è, i figli di Medea, sì? Lo troverete lì in quel caffè, è certo, e lo prenderete. Ma commissario, prendermi non bastava. Bisognava anche costringermi a dire dov'è il bambino, no? E presto anche, perché le 6 ore sono già trascorse, presto. E invece loro no, attenzione! Stiamo trasmettendo uno spettacolo televisivo fuori del comune. L'uomo che vi parla è un criminale. Chi l'ha visto entrare poco fa in un portone con un bambino è pregato di telefonare alla televisione al, cos'è, numero d'emergenza 696. Al 6... Regia, ho detto lei in video, io in audio. Così. Dunque capite che bisognava far presto, no? Agire subito e possibilmente anche in loco. Eccoci qua. Bene, la polizia sa il fatto suo, signori. Però ha capito che non bastava arrestarmi, no? Bisognava anche preparare per me qualche cosa di eccezionale. Innanzitutto mettermi a contatto con lei. Sì, questo perché si può contare sulla disperazione di lei e sull'amore di lui, avranno pensato. E così hanno predisposto tutto qua. Ci sono delle camere... Maiano! È l'ultimo favore che ti chiedo. Fammi la cortesia, fai vedere qui ai telespettatori il bar. Su, fate, ecco. Guardate, signori, com'è intervenuta la televisione. Sì, si tratta di salvare la vita di un bambino. Ecco, le camere, i riflettori, le giraffe, il parco lampade. c'è di che andare orgogliosi, sì. Avete visto? Tutto predisposto. C'è perfino il pullman fuori. Mi aspettavano a circa 100 metri qui dal caffè. Poi, mi dice questo signore mettendomi una mano sulla spalla, favorisca. E mi hanno portato qui. E avete visto? La polizia mi serve anche degli spiati. Eccoli là. Piace a costoro mettersi in evidenza, signori. Pubblicità, è comprensibile, sì. Ma anche se non si fossero mostrati... Questo qui sul teleschermo, lo vedete voi? Il professore anche lui sarà. E quell'altro, quello di prima. Fate vedere, no, quello vicino al dottor... Ecco lì, l'illustre professor Vailati, alle prese col telefono. Pronto a ricevere ordini, a trasmetterne, eh? Sì, dicevo, anche se non si fossero mostrati,
avremmo indovinato lo stesso che la polizia ha accettato la loro collaborazione. Conoscete quest'uomo e sì, indirizzo? Telefonate al 696. La polizia senz'altro ha accettato la tesi di... Senta, dottor Vinciguerra, vuole che le telefoni io? Niente, non abbia paura. Era per scambiare due parole. Dunque, quale può essere la tesi degli psichiatri? Vediamo un po', perché è interessante. Essi dicono, bisogna innanzitutto salvare il bambino, questo è chiaro. Ma quanta e quale è la follia del padre? Non c'è tempo per una diagnosi. E allora bisogna sopraffare immediatamente il delirio del povero Salerno. Ma come? Egli ama oppure odia la signora Valli? Se l'ama, forse possiamo sperare per il meglio. Ma se la odia? Perché la odia? Ah, ecco, può darsi che lui la ritenga meno brava, ma più fortunata di lui. Supponiamo dunque, intendiamoci, dicono sempre gli psichiatri, Supponiamo dunque che voglia dimostrare di essere superiore a lei come protagonista assoluto di uno spettacolo d'eccezione, come questo. E allora se noi gliene daremo l'occasione, può darsi che il povero demente si plachi e ci dica dov'è il bambino. E... No, ma il discorso fila, sì, anzi, filerebbe se io fossi davvero in vena di esibizionismo. Ma il mio problema non è questo, è ben diverso, signori, io non contavo, non pensavo davvero, non volevo parlare attraverso i teleschermi. Anche perché quello che ho da dire l'ho già scritto e imbucato. Sì, e domattina lo pubblicheranno i giornali. Beh, spero. Sì, se tutto fosse andato a modo mio, la cronaca nera avrebbe avuto di che sfogarsi domattina. No, signore. Signora, la gente semplice e buona come lei dovrebbe capirmi, non è vero? No, non mi dica nulla, non mi dica nulla. Ascolti me piuttosto, Parliamo come se fossimo noi due soli. Ecco, io racconto a lei, signora, e lei mi ascolta. Vuole? Sì. Dunque, sì, dicevo, ci siamo amati, l'illustre attrice e io. Ed è venuto questo bambino. Beh, la sua venuta cambiò tutta la vita per me. Per lei, niente. Io cominciai subito a capire che Nuccio non ci aveva chiesto di venire al mondo. Insomma, come spiegarmi? Cominciavo a intendere che io, suo padre, lei, sua madre, avevamo assunto dei doveri nuovi. Lei no. Lei no. Anzi, lei si comportava come se avesse fatto un dono al figlio, un gran dono, appunto, la vita. E pretendeva perfino che i primi sorrisi del bambino non fossero altro che delle dimostrazioni di gratitudine vera e propria per lei, che gli aveva fatto questa bella sorpresa, questo gran regalo di metterlo al mondo. Se gli vuoi tanto bene, salvalo. Nuccio sta morendo. No, la vita no, non è morte. Quella che può salvarlo dalla vita che gli preparavi tu. Dio, perdonami. No, andiamo. No, non cominciare tu con le crisi mistiche ora. Sì, signori, l'espressione è sua, crisi mistica. Mi accusava di, state a sentire, di isteria moraleggiante e di crisi mistica qualche tempo fa. E lo sapete perché? Perché io a un certo momento pretesi che cambiasse vita. Pretesi che ci preparassimo, noi due, ad allevare degnamente il nostro figliolo. Non lo abbiamo mai trascurato. Ah sì, invece. Sì, e non potevamo fare altrimenti. Siamo attori. Oh. Questo è il nostro mestiere. Si doveva far meglio che potevamo, ma sempre come attori. Non hanno diritto gli attori di aver figli. Eccola, tutta qui lei, i suoi diritti. E perché i figli non hanno dei diritti? Non hanno il diritto di avere dei genitori? No, signori miei, no. Quando i genitori appartengono al pubblico, ebbene i figli bisogna dividerli con il pubblico. Dividerli. Ma se lo sai bene anche tu, chi conta e chi si prende tutto di noi, anche le cose più intime, più segrete, in questo maledetto mestiere. L'hai amato anche tu il nostro mestiere. Ora ti sei messo a odiarlo. E pretendi che lo faccia anch'io. Perché? Perché non ricordi di averlo amato? Ma perché... Alida, perché distrugge
la vita di Nuccio. Signori, come le cose si vedono in un modo diverso quando si cominciano a vedere attraverso i figli. Ecco, non fare agli altri sì, ha finalmente un senso. Non fare agli altri quanto non vorresti fosse fatto a te. Signori miei, vedete come piccolo il nostro bambino. È triste sempre. Dà sempre l'aria di cercare qualcuno. Io lo so chi cerca. Ma forse l'avete indovinato anche voi. Cerca sua madre. Cerca sua madre, ma la madre non c'è. No, ci sono 100 donne. E tutte ugualmente false. Che folleggiano intorno a questo bambino. Oggi è un... Sì, ecco, Medea. Ieri è stata Margherita. Domani sarà, che ne so, Cleopatra. Ma ieri, oggi, domani... Non è mai stata, né mai sarà nessuna che sia veramente lei. Vi giuro che a volte il nostro bambino non la riconosce nemmeno. Non lo sapete che non chiama nemmeno mamma come gli altri bambini? Sei ingiusto, svisi tutto. Io amo il mio lavoro, sì. Non ho altro modo per preparare un domani tranquillo al nostro bambino. Oh, un domani, Signori miei, quando questa sera ho letto che lei avrebbe preso parte ai figli di Medea, ho indovinato subito quale sarebbe stato il domani di Nuccio. Sì, se il bambino non fosse stato malato, poverino, avreste letto anche il suo nome nel programma di questa sera. È vero? Sì, è vero? Dillo tu, rispondi. Non avresti esitato, a fargli fare la parte di uno di quei figli di Medea, che Medea uccide per vendicarsi da Giasone. Non c'è morte più compassionevole di quella che gli avresti preparato tu, trasformandolo poco a poco in quello che tu sei diventata. L'ho amato anch'io, sì. E Dio sa se l'ho amato. Prova ad amarlo ancora. Non è spregevole, come dici. Guardati attorno. Sei in un caffè, tra buona gente venuta a dimenticare i suoi guai, le sue tristezze. Non è gente che voglia soddisfare vizi. I più respingerebbero noi e quello che rappresentiamo se capissero di abbandonarsi a un vizio. Da che mondo è mondo? Noi abbiamo seminato nuove idee, spesso le migliori. Noi possiamo consolare questa gente, confortarla. Così fosse, sì, era. E dovrebbe essere così, ma... Ma se neanche tu ci credi più ormai da un pezzo. Quante volte ne abbiamo parlato? Ma chi può salvarsi dal marciume che sale da tutte le parti e ci soffoca tutti quanti? Chi? Proprio noi? Gli attori? Ci vorrebbe... Sì, bisognerebbe essere qualcuno per poter gridare dalla ribalta basta! Basta, signori, basta! Essere qualcuno per respingere un copione e dire no, signore, lei ha passato il limite. Tu non capisci, vero? Ebbene, Alida... Io credo che stasera sono finalmente qualcuno. E sono il padre del mio bambino. E io non sono la madre. Sì, non ti capisco. Forse noi perdiamo la nostra personalità, come dici tu. Ma per dar vita in altri a personalità migliori. Ma non è vero. Non è vero, no, non più almeno. Anche noi siamo diventati strumento di corruzione in mano agli altri. Anche noi. La poesia, dice sempre lei. No, la poesia la si riconosce così, signori, così al tatto. La poesia non insudicia, non sporca la poesia. Attori che non sono attori, copioni che non sono copioni. E poi la folla, naturalmente. La folla, ma tutta, non questa. Ecco, là intanto se ne vede. Fate vedere, qui. Seguitemi con le camere. Ecco, guardate quanta gente. Vedete quanta se n'è adunata di già. Eccoli. Sembrano tanti pulcini col becco aperto che attendono l'imbeccata. E questi, poi questi altri. Qua. Ecco. Quelli che si vedono e quelli che stanno dietro i teleschermi nelle proprie case. Riesci a immaginarli tu, Alida? Sono case, sai, sono case. Sono caffè, sono circoli ricreativi, sono famiglie. E brulicame di gente, e noi qua, sempre,
più giù, negli occhi e nelle bocche spalancate di tutta questa gente. Sempre di più, più spietati, più crudeli, più nudi, più osceni. Bene, basta. Quanto a me, basta. Perché io in ognuno di voi e di loro, in ciascuno di voi che ascolta, io vedo mio figlio. Nuccio, Nuccio. Signora Valli. Signora Valli. Grazie, grazie. È salvo. È salvo. È salvo. Signori, signori, l'aiuto della televisione, come speravamo, è stato decisivo. Il bambino è salvo, è nelle nostre mani e sta già ricevendo le cure necessarie. Quello che si è svolto davanti ai vostri occhi ha forse bisogno di una spiegazione. Vi parlerà il professor Bailati. I telespettatori hanno assistito a una vicenda che potrebbe apparire comune, vogliamo dire abbastanza comprensibile secondo un'ordinaria esperienza della vita. Invece ci incombe il dovere di precisare che non si tratta di un conflitto, come dire, pseudo-coniugale, non almeno quale si è profilato sui teleschermi. Voi avete ascoltato certe accuse e potreste essere tentati di integrarle e interpretarle in base a determinate apparenze. È doveroso dir subito che nel caso sventurato del signor Enrico Maria Salerno, la signora Alida Valli non ha alcuna responsabilità. La frana psichica del signor Salerno ha origini molto complesse ed esprime una rivolta delirante di amplissimo raggio. Il signor Salerno, mediante un normale processo di riduzione, aveva attuato fino ad oggi tale rivolta nel mondo, nell'ambito ristretto dei propri affetti, del proprio mondo. Ma oggi... Sì? Signori, purtroppo giunge una notizia dolorosa. Quell'uomo, quell'infelice, minaccia di compiere un gesto inconsulto se noi non gli concediamo ancora... Non so bene che cosa, scusate. Regia, presto, presto! Li allontani, li faccia stare indietro! State lontani. E anche voi, anche i suoi agenti. Siano tutti lontani. Ecco, così va bene. Badate che... Lei, commissario, lei stia attento, eh. Lei si è dimenticato di perquisirmi. Se io mi sparo, se io mi uccido e lo faccio, lei va a finire sotto processo, lo sa? Dunque stia lontano e li faccia stare lontani. Ecco qua. Sono aperte le giraffe, sì? Eh? State attenti, regia, che se mi accorgo che non inquadrate me o non trasmettete le mie parole. Va bene. Allora andiamo avanti col beneplacito della polizia. Sì, ci è voluto del coraggio, signori, ma io l'ho trovato finalmente. Un giorno l'ho detto a lei, alla signora Valli. Ma non lo vedi che siamo diventati uno strumento di corruzione? Noi non dobbiamo collaborare. Ritiriamoci. Lei mi ha risposto allora e anche dopo. Anzi, è diventato il suo monotono ritornello di sempre. Mi ha risposto, ma come vuoi trasformare da solo tu i nostri tempi? Prendiamoli come vengono. Accontentiamoci di quello che possono darci. Ecco, ma io non volevo più, signori, non voglio più accontentarmi di quello che possono darci questi tempi. Io non accetto né denaro né gloria se devo perdere mio figlio. Dunque, ecco le ragioni della mia protesta. Il teatro, il cinema, i libri, la scienza, le scuole, i giornali, soprattutto i giornali, stanno distruggendo lo spirito dell'uomo. Che cosa fare, io mi domandavo. Dammi dell'acqua, per favore. Ecco. E allontanati, vai via da dietro anche tu. Già. Che cosa fare? Non era facile. Fatemi passare, commissario. Qui voglio essere bene davanti alle telecamere, eh? Cosa fare? Non era facile, perché capite, un pidocchio non può fermare un treno. Finché...
trovai la strada. Bisognava salire sul treno. Restare in mezzo a loro, darsi da fare, diventare un loro compagno di viaggio. Lei non ha mai voluto seguirmi, no? Eppure da principio la mia idea era buona. Io avevo cominciato tutte le mattine. Ecco, sì, fuori programma. Allontanatevi, fatemi passare, mi dia quel giornale, lei. Su, mi dia quel giornale, svelto. Non le faccio nulla. Chi ha un fiammifero? Un fiammifero, un po' di fuoco, lei? Venga, non perda questo secondo di pubblicità. Su, accendati, coraggio. No, tanto il proprietario del bar non deve temere nulla. Ecco, così, vedete? Ecco qua, signori, io tutte le mattine uscendo di casa, badi, commissario, si faccia da parte. Io compravo un giornale all'edicola e lì davanti a tutti, senza nemmeno aprirlo, lo bruciavo. Sì, lo incendiavo, mi capite? E naturalmente mi domandavano, ma scusi, lei perché brucia il giornale? Oh, per protesta, signore. Protesta? Ma, politica! No, no, signore, morale, protesta morale. Non capivano, mi sorridevano come se io fossi... e si allontanavano rapidamente. Lei non ha mai voluto venire, mai. Eppure se questi stessi giornali che io bruciavo avessero portato la nostra protesta, immaginate quanto se ne sarebbe parlato. Eravamo già in due, no? E due attori come noi. Si faceva notizia. È grossa anche, pesante, eccitante, come piace a voi. Non abbia paura, signorina, non abbia paura lei. Sarebbe nato uno scandalo alla rovescia, se volete, ma uno scandalo ha sempre dei seguaci. Altri ci avrebbero imitati, superati, E invece no. Niente, lei. Niente, allora ho dovuto fare tutto da me. Cioè sto facendo tutto da me. Fatemi vedere. Fatevi da me. Non abbiate paura, no. Contaminatevi, siete indietro. Ecco. Certo fa piacere avere la polizia a propria disposizione, eh? Sì, dicevo, tutto da me, ma non temete che della mia protesta se ne parlerà egualmente. Sì, perché io l'ho immaginata in tutto e per tutto conforme a quello che piace a voi, signori. A quello che piace a lei, signora, che ha il televisore da poco, o anche a lei e anche a te, agente. Di Caltagirone? Di dove sei, eh? Fatemi passare. Ecco, così. Proprio come piace a voi, signori. Ecco. Lei, signora, forse mi capisce. Lei ha un viso... ha il viso di chi si occupa dei propri nipoti o dei propri figli, eh? E forse mi capisce. Il teatro, il cinema, i libri, la stampa. Quella! La televisione! Sì, è in via di sviluppo, ma... perbacco, dimenticavo! Questa! La televisione! È indietro di quanto? Un mezzo secolo, forse? Sì, ma... sgambetta, eh? Sgambetta dietro il branco e abbaia perché l'aspettino. Ah, sarà una bella gara, sì. Quelli per distanziarla e questa per non farsi distanziare. Una bella gara... a chi le dice più grosse e più aperte. Sì, soltanto che questa ha un vantaggio incalcolabile in confronto degli altri. Che arriva dappertutto. Incontrollata dappertutto. Lei che cosa ne pensa, signora? Le piace la televisione? A me piace. A lei? A lei piace. Già, è giusto, signora, sì. Sì, è vero, non le allunga la vita, Ma però gliela allarga, gliela distende la sua vita e ci mette dentro tante cosette che prima non c'erano. Non è vero, signora? No. Ecco, sì. Ed è su questo che contano. Il teatro, il cinema, la televisione, i libri, i giornali, massacri dappertutto, ma lei poi... Lei, signora, lei è difesa dai suoi capelli bianchi e dalla sua esperienza. Ma i suoi nipoti, suo figlio, il mio figlio, i vostri figli, da che? Ma non lo vede che sono massacri e suicidi e violenze di ogni genere che dappertutto si leggono e poi sempre minutamente spiegate? Sempre.
Non c'è nessun manuale tecnico, iniziatico, pratico, che potrebbe essere esauriente come quei fogli di stampa che vanno in mano a tutti. Insomma, e organi di informazione li chiamano. Secondo me sulla testata dei giornali dovrebbero invece scrivere organi di preparazione professionale al... Vada via! Vada via, cosa voleva fare il furbo? No, via, so che sei un ragazzo. Ecco qui, non era... Ma che bravi! C'è, sempre lui, il commissario là, dietro, in seconda linea. Ha visto quanto sono furbi? Si preoccupano di salvaguardare la reputazione della stampa piuttosto che la vita di un cittadino. Anche se questo cittadino è così. Bene, lei che è psichiatra, lasci stare, non dia delle informazioni inutili che non servono a nessuno. Si volti invece verso i teleschermi. Ecco, e dichiari qui, può farlo a nome dei suoi colleghi, no? Dichiari quanti di voi, quanti siete tra psichiatri, pedagogisti, psicologi, quanti a gridare l'allarme? Quanti a formulare una protesta? Sì, loro dicono che, certo, basta un titolo su quattro colonne per fare scoppiare un'epidemia psichica. E che cosa vi rispondono? Che la libertà vuole che non si celi alcuna notizia. Notizia, ecco qui, si volta di là, quella è la camera. Notizia, signori telespettatori, non il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane. Questo per i giornalisti è notizia. E allora, signori giornalisti, signori difensori della libertà, il sottoscritto vi sfida. Diffondete pure questa notizia e vedrete che 100 uomini morderanno cani. La libertà. E chi pensa alla libertà dei poveri di spirito? Chi li difende quelli? Chi li protegge perché non divengano schiavi della suggestione delittuosa? E questo è il problema dell'informazione, il compito dell'informazione. Questo deve essere il compito di ogni attività espressiva oggi. Sì, lei dice, ma la poesia sistema tutto, guarisce tutto. Ma signori miei, vi immaginate per esempio il consiglio d'amministrazione di un grande settimanale, di quei rotocalchi che vanno su un milione di copie, ce n'è anche del milione di copie. Bene, vi immaginate che questo consiglio d'amministrazione si ponga mai questi problemi in termini di poesia? Sì. L'unico vero solo problema di un consiglio d'amministrazione di un grande settimanale è quello di sopraffare la concorrenza. Dunque, libertà, Libertà, sì. Signora mia, lei è vestita di nero. Forse lei ha perduto, non so, il marito, un figlio, nella guerra per la libertà. Io le assicuro, mi inchino davanti al loro sacrificio. Sì, io con queste mani che non hanno mai fatto niente di buono, io voglio difendere la libertà conquistata dagli altri. E posso difenderla, devo difenderla, perché voglio strangolare la corruzione, gli abusi, le violenze. Ecco. Dunque, per concludere, nel memoriale che dicevo prima, che ho scritto e spedito oggi, e anche qui ora, davanti a voi, nel caso non lo pubblicassero, io proponevo e propongo questo, che la stampa migliore, liberamente, prenda un accordo qui in Italia, ma anche in Europa, anche nel mondo,
prenda, e che lo spirito dell'accordo sia questo. Noi non taceremo nessuna notizia per nessuna ragione. E questo sì, perché la libertà è univoca, indivisibile e poi al di sopra di ogni giudizio provvisorio. Dunque noi non taceremo nessuna notizia, ma non daremo alle notizie nessun rilievo, se questo può offendere anche una sola coscienza, o se può insidiare gli animi e l'immaginazione delle persone semplici. Eppure, e credete a me, quando la stampa migliore avesse preso questo accordo, il giornalismo deteriore potrebbe essere anche obbligato, anche per legge, a rispettare quei limiti fissati dagli uomini liberi, in favore di quegli uomini che liberi non saranno mai proprio per difetto di istruzione, di cultura, di raziocinio, di educazione morale, capite? Ecco, solo questo. E dicono, è pazzo. E io, signora, domando a lei, chi è più pazzo di noi due? Pazzo perché io mi comporto in un mondo da pazzi come tutti gli altri, e per parlare ho bisogno delle loro invenzioni, per essere ascoltato. I difensori della libertà, come i consigli d'amministrazione, signora, non rinunciano ai loro dividendi. Tranquilla, mentre io che sono disposto a fare veramente dei sacrifici, che sono disposto anche a togliermi la vita perché la mia protesta possa avere... Milo! Non capisco bene, non ce la faccio a capire da me. Ma signora mia, ma è semplice, basta togliere ogni risalto, ogni seduzione morbosa alle notizie di certo genere. È tutto qui. Salviamo la libertà, dicono. Sì, certo. Ma certo, bisogna salvarla. Dio mio, la libertà è così grande. E la mente dell'uomo è così angusta senza di essa. E dunque, salviamola. Ma salvate anche. Salviamo anche quelle menti deboli o già ammalate. I poveri di spirito, non insidiamo loro quel regno che è stato loro promesso. E soprattutto non fingiamo di volerli elevare, mentre facciamo di tutto perché sprofondino. Questo. Lei dice, non capisco. Ed è semplice. Gli eroi, oggi sono proprio eroi, sai? Gli eroi del delitto abbiano una specie di epigrafe sepolcrale. Nessuno si darà più la pena di imitarli. Un epigrafe, sa? Corpo 6. 4-5 righe, un titoletto invisibile, o quasi. Ecco. E allora vedrà che non metterà più il conto. Sì, sa che cosa significa questo? Significa che la notizia intera, completa, tutta, totale, ma però, tanto così. Tanto così. No, non metterebbe più il conto, signora. No, costerebbero troppo anche quelle 4-5 righe. Costerebbero. E Nuccio sarà salvo. Saranno salvi anche tutti i vostri figli. Il suo! Anche il suo! Tutti i figli di Medea saranno...
Il bambino non ha subito alcun peggioramento. Per nostra fortuna è salvo anche il padre. Dal punto di vista che riguarda il mio ufficio, l'accaduto si illustra da sé. Domattina i giornali gli diranno il resto. La scienza vorrà forse aggiungere qualche parola di commento. Professore. Anche il caso umano si illustra da sé. E l'ampiezza disumana della protesta ne svela l'origine patologica, ma preferisco non ridurla in termini aridamente scientifici. Beh, la follia era evidente. Evidenti i puntelli paralogici del piano psichico su cui quello sventurato vuol passare dal reale al possibile. Scusate. I telespettatori vorranno piuttosto sapere se vi sono molte probabilità che egli guarisca. In questo momento la scienza non può rispondere con sicurezza. Sarebbe come se io domandassi a tutti voi: è possibile guarire la società dai mali, liberarla dai pericoli che avete sentito denunziare orora? Forse. Ma quando? Ci basti augurare che, sì, questo spettacolo in un certo senso eccezionale e che la sofferenza di quell'uomo, ci basti augurare, dicevo, che servano a qualcosa. Appunto, appunto. E francamente non avrei altro da dire. Allora? Penso che ognuno di voi debba interpretare da sé questa esperienza, secondo precise convinzioni morali e religiose, anche religiose certamente, che non possono essere mutuate dall'esterno. Ecco, questa vicenda, in quanto pone dubbi disordinati, farraginosi, ma essenziali, deve essere chiarita nell'animo di ognuno che se ne senta partecipe e cointeressato. Perciò non avrei altro da dire. Piuttosto rinnovo a lei e alla polizia i più vivi complimenti, come un qualsiasi uomo della strada, molto soddisfatto. Mi creda, molto, molto soddisfatto. Abbiamo trasmesso I figli di Medea di Vladimiro Caioli, personaggi ed interpreti del mito interrotto. Medea, Alida Valli. Afrodite, Rita Savagnone. Eros, Elio Locascio. Calciope, Marta Melocco. Personaggi ed interpreti dell'interruzione. La vecchia signora, Elvira Betrone. Il dottor Vinci Guerra, Tino Bianchi. Il professor Vailati, Ferruccio De Ceresa. Lo psichiatra, Tullio Altamura. Il funzionario di polizia, Sergio Rossi. L'agente, Enrico Lazzareschi. Ed Enrico Maria Salerno. Regia di Anton Giulio Maiano. Quindi poter chiudere con un grande